ben. Benvenuti in casa Oscar Di Maio. Guardando a noi, voi vi scordate guaio. A casa mia sta sempre confusione, ma insieme a noi va passa depressione. Benvenuti in casa Oscar Di Maio. A casa mia non vi scucciate mai, e non fa niente, si passa tanta guai. Basta capo, voi vi spassate assai. Benvenuti in casa Di Maio. Caro Pasquale, caro Pasquale, tu sei la mia ultima spiaggia e solo a te posso confidare quello che mi sta succedendo a casa mia, caro Pasquale. Che sta attento, cari pescato, ti può fare male. Ehi, cominciamo buono con mio cognato, che ha perso proprio il trombo di Eustacchio. No, non mi piace a pistacchio, a me ho gelato, mi è piaciuto sempre a cioccolata. Pasquale, la gente del quartiere non lo deve sapere. Io tengo l'amante. Sono belli di amante, ma costano assai però. Pasquale, ma non capisci niente, è che mi sei. Io tengo l'amante, è che è un materiale che sta rinde e tegolo, quel materiale che fa venire il tumore. Sì, sì, è meglio quando sei di buon umore. Ah, Pasquale, ti mettesse proprio una funa in canna. Sì, sì, festeggiamo chi stanno. Ah. Pasquale, guardami a mo'. Segui il labiale. Io tengo la mante. Tu. E mo dici a me che sono il fratello di tua moglie. Ma non ti metti scorno. A che stai da? Pasqua, ma che hai capito? La mante. Non tiene una femmina. Pasqua, ma che hai capito? Ti sto parlando dell'amante. Che è la polvere che si fa in coppia ai denti, che ci fa venire un tumore e si può morire. Pasqua, mi stai facendo perdere il cervello. Ci vuoi che dici all'amica mia, tanto sto sotto la casa sua. State buono. Ma che lucca fa questa? Ma se avessi a credere che hai sussurda. Mamma, nonna mia, mamma, io non ce la faccio più. Ma che c'ha zic? Tu nelle discussioni che faccio io con Oscar, nelle discussioni che faccio con mio marito, perché è un problema tuo? Tu non mi rispondere a miezza. Te ne fai una sofferenza dove la sofferenza non esiste. Questo è il problema della convivenza. Quando ci stanno i suoceri in casa, le suocere, le mamme, perché rispondete sempre a miezza? Faccio a piccicare, grazie a Dio, come succede in tutte le benedettissime famiglie. Ma io non ho capito, uno sa appiccica che grazie a te. È una cosa assurda. E poi una mamma che vede la figlia che soffre, come fa? Ma tutto questo discorso che mi hai fatto tu, Maurizio, che me ne devo andare? E vabbè, non ne va, la convivenza non è più così. Vuol dire, sposo, e me ne va. Mamma, ma chi ti sposo? Come ti sposo? Ma tu tieni un'età, ma dove vai? Che tengo un'età, ma che sono vecchia assai io. Sono ancora una donna piacente, che è tuo marito che ogni tanto mi dice tutte quelle cose. Perché poi il marito e moglie, sì, ma a me mi può fare tutto quello che mi fa. Che lui è un grandissimo delinquente. Senti, mamma, io fammi sta quieta stamattina. Io non dico che sta perché tu te ne hai. Hai pigliato tu stanzini che te ne vuoi. Per me stai bene qui. Non voglio che rispondi in mezzo. Perché tu lo sai, Oscar, come è fatto. Anzi, ti prego, finiamola qua perché sta venendo. E non lo voglio fare sentire niente. Non mi voglio appiccicare. E io non ce la faccio. Mi sta zitta. Io ha già parlato forse. Buongiorno. 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 E che resta in disponenza nella voce proprio? Non parlo più. Adesso ho detto buongiorno perché il saluto è degli angeli. Ma poi non parlo più. Ho detto buongiorno. Basta, non parlo più. E questo fatto che lei non parla più è un miracolo che abbiamo avuto? Ma è una crisi di scemaria contemporanea. Che si tratta? Cavazza? Diciamo che abbiamo avuto una discussione. Basta, non parlo più. Abbiamo chiarito delle cose. E non parlo più.
C'è stato un confronto. Diciamo un qui pro quo. Un qui pro quo. Un qui pro quo. E non parlo più. Ma si può sapere che ha passato? Ma che è? Se ne vuole andare di casa. Ui. Se ne voglio andare di casa e non parlo più. Non parlo più. Ma che sei ingaggiato un disc? Ma se ne vuole andare di casa. È una sua iniziativa. Ti voglio bene, non la trattenere. Fanna ehi. State va buona, arrivederci. Voi che arrivate, mandateci una cartolina. Andate molto lontano, molto lontano. Ma tu credi che io me ne vado così? No. Ma così? Come una povera orfanella sola per il mondo? No, no, figlio mio. Io me ne vado. No, 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 piglia la macchinetta che l'ha Rudy Abete, fa l'analisi. Perché? Se te lo zucchero in capo, il cervello non sta proprio buono, vedi che è la che fa. E come si dice il delirio, come si dice? Il coma da diabete, coma da diabete. Me ne vado che mi sposo! Oh, E perché hanno scavato a Noè? Con chi si sposa, mamma? Con chi si sposa? Se mi sembrava che si può sposare, che vuole trovare qualcuno, se ne vuole andare, non lo so, a chi può trovare? Mamma, Iamma, tu tieni l'età, a chi trovi tu? Io? Ti una bella inserzione sul giornale, cercasi mostro che si sposa la suocera del Cafone, di Oscar Di Mare. Guardate, si vuole sposare, sebbene, per come è cagnato uomo, pure mamma ti si può sposare. Si può sposare anche lei. Ma che è pure mamma che si può sposare? Ma che mi avesse trovato in terra? Io sono ancora una donna piacente. Io se mi curo un poco, io avrei e trovo così. Io tengo così. E pure ci dà a me se ti dà così. Ma volete farli o no? Mi fate pippare il cervello. Poi ti ho pregato, non la manna più a due parrucchieri. Visto quando vado al parrucchiere che succede? Guarda qua, va. Ma pare la sole bassolino, mi pare. Che deve fare con una capella questa maniera? I capelli me la dà la vente a casa, state meglio e sparagnate. I capelli, perché tengo i capelli così? Perché non tengo più il mio cappello, che tu me l'hai distrutta a furia di vigliare. Ce l'aveva morto con quello capello mio, era così bello. Ma quella si vuole sposare? Ha deciso che si vuole sposare. Falla sposare. Oggi ci sta la possibilità. Noi diremo che l'esempio è che i paesi sono arruinati, i polacchi, all'Ucraina. Si fermano che bene i cavaglioni 24, 25, 30 anni, bellissime. Sotto un uccello sotto ora, ci avrei quando sono bello, curto e panzella fuori, che sono a vita bassa, hanno fatto la conquista. E lo vengono a Polonia, si mangiano tutte cose, la fatica che l'hanno fatta da 40 anni. E terra ne ambressa e se ne va. Tu ci vuoi trovare un bello polacco, mamma? Sai come sta bella mamma di che polacchino? Che le c'è corte, ci vuole solo il polacchino, vero? Un litro bello polacco, trovaci un bello polacco a mamma. Ma quando polacco, io proprio sposo polacco, non ci capiamo quando parla. Che le come mamma dice, per esempio, ti amo. E dice, guai, guai, guai. A te dice, ti amo. Un chilo vado a te, io voglio morire. No, ma non è così, amo polacco, no. E perché? È perché i polacchi, io saccio, polacco, si embriaca e batta la mucchiera. Chi lo può fare a mamma? Oh, vero? Si embriaca avanti? Sì. E dice lo polacco, si sa figlio. O manna una volta di volta che tutti i giorni a casa. A magari a scommessa. Il polacco per volta che batta a mamma, a casa mia, champagne. Ma facitemi piacere. Sebbene lo sai a Carmine, che è l'amico mio? Che ha fatto? Carmenello, dottore, pure un uomo diciamo, di una certa cultura, cioè, anzianotto, un anziano giovane tutto sommato, 65 anni, uno è un vecchio giovane, non è proprio vecchio veramente. Se mi sicura polacca, se ne aiuta a Rosa, se ne aiuta, non sa ci manca 25 anni, che esse 65 anni, ha lasciato una moglie, due figli, due nipoti. Sì, maronni polacchi e ucraini stanno rovinando il mondo, veramente stanno rovinando il mondo. Ma se si dice come dicevo Cafone, ma queste sono cose dell'altro monte! Cose dell'altro monte! Buongiorno. Alto, ma che maronna, chi se mi pare un fantasma? Si deve risolvere questo fatto di ciava mano a chi si lui. E una volta è frate, e una volta è isso, uno piglia un sussulto, una paura a volte. Che è successo? Tu mica triste, credo. Tengo un problema grave a casa. Aldo, chi è che non tiene un problema grave, Aldo? Io tengo questi problemi gravi, Aldo, queste tragedie. E la moto di prima tu dicesse, non parlo più,
Io pure tengo guai a morire, tu con guai di natura, ti appiccicate con buglie? No. E che è allora, che sta? Allora, se è una cosa di saluto, dimmelo che siamo a tua disposizione, eh? Siamo vicini. Niente meno che dopo tanti anni hai scoperto che in casa mia c'è sta l'amante. Ma non fosse scemo! A casa sua è nell'amante. Ma vuoi fare lì, ci si pensa lì? Ah, com'è che la femmina una serie, te ne la manda la moglie di Ralducci? È una buona piccirella. A parte che è una buona piccirella, chi? I suoi sono i viaggi che la manetta. Felice, la manda, felice, la manda in casa. Usava tutto il quartiere. Aldo, non ti fare venire queste manie di persecuzione, usava tutto il quartiere. Visto la credere che la gente la mattina la sera, se solo se ne pensa di quello che fai tu o quello che facci. La gente, ognuno tiene i propri problemi, chi tiene un rebbe, chi tiene un agnore, chi tiene... Io non parlo. Non parlo più. Non parlo più. Sa già fa una canzone, ai tagnora mi non parlo più. Apri, si dice tu. L'hanno scritto pure sopra al giornale. Scrive per un coppo il giornale la storia tu. Ah, tu ti voglio bene, fornisceli a... Dici, dici. Domani tengo una conferenza stampa. Nella conferenza stampa e chi siete? Sofia Loren e Carlo D'Apporto. Ah, volete per me o no? Carlo Ponti. Anche Carlo D'Apporto sa arriva a Sofia Loren. E dopo domani tengo manifestazione sindacale con corteo. Oh, Ma perché hanno fatto un comitato per i cornuti? Chiamano un fosse. Fernicela. Gli do una goccia di caffè. Datelo un po' che conforto a chi sto io. Ah, Alducci, Alducci, ecco fissazione, andiamoci noi. Te Alducci, decidere una parola di conforto, chi si perde la cervella? Chi si sono guai russi. Pigli tocca caffè, Alducci, yeah. Assettiamoci e parliamo seriamente. Suo padre lo manda turca, chi mi ha ruota? Sei già sotto, chi? È stata mamma. Sono stata io, ma io non parlo più. Non parli più? Ma li messaggi chi t'ha morta! Ma si fa facendo nome da capo! Pensa si vede chi si caga a terra, si appazzava! Con tutte le cose che ci sta dicendo! Poi grazie assai, ma siete parati subito tutti e tre per mi aiutare! Chi non lo vada a terra! Chi non lo vada a terra! Allora, mi piacerà, ma se c'è, siete da se c'è pure tu! Ma possiate che è stato vicino a me, tu? Dimmi, allora. Ma insomma, io quello che non capisco. Ma non l'hai visto, tu? L'hai visto questo occhio mi ingoppo del razzo. E l'amante chi è? Zorro? E poi non l'hai visto? Fin da cucina. L'ha visto sotto il forno, era un capretto. Ma se c'è stato un capretto, l'hai visto? E poi? E l'hai visto in do frigorifero. La moglie era che si era con il busto di latte, ma chi se fosse scelto? A tu toglimi una curiosità, no perché voglio intrigare i fatti tuoi, ma hai visto sottolietti dall'armadio? Ma perché possa pure sottolietti? Gesù, quello è un classico, o sottolietti dall'armadio. Mi sembra che va a passare, intanto che a me i vinci l'hanno un momento nato, me ne cacciano. Le cacci dei vinci? E fosse la prima volta che si fa uno sfratto per scornacciare. Ya, ma per l'alto, ya! Oscar, io non poco per paura e non poco per scuorna, ma c'è io anche da quella casa. È giusto. Onestamente aveva ragione, la paura che io saranno via se Roma, io se non è un mappiccio, non tengo coraggio di affrontare. O scuorna, onestamente, scuorna, chi pensa, tu quartiere sei saputo. Oh. Tutti lo sanno, dai, poi Roma che mortificazione. Io giustamente scega la gente, dice, quello poi sta venendo, e qualcuno che sta pure in un quartiere popolare, poi viene a fare, non si è fatto bene. Aldo, devi cambiare casa, io ti aiuterò a trovare una casa, anche perché, Aldo, l'uomo non lo può accettare, non da meretta, l'uomo non è la femmina, c'è differenza. L'uomo che subisce una mortificazione del genere non la può accettare. Prima con se stessa e poi per gli altri. La donna, proprio storicamente, è più abituata a subire questa specie di cose. Non che io l'abbia fatto, perché io, Arianetta, non avevo paura di tronarla.
Ma vedi quanta volte ha avuto il corno, mamma te non ha detto mai niente. O brutto quanto è, quando il corno l'aveva, patata! Perché fino a che patata tradiva, tua mamma teneva un attenuante, quella è un bell'uomo, quella è una trappolella, è un'aranciatella, ci stava un attenuante, cioè, quella è un bell'uomo, si è pigliata, a chi l'ha fatto sconcica, è perdonata. No, ma lui ha già parlato per forza. Ma come ti permetti? Era una rosa, una bellezza infinita. Sì, era una rosa, mamma, da 70 anni fa. Poi dai una carciofola di parola. Ma poi è bene massato per zitto un poco quando parliamo. Quando invece era lei che tradiva a padre? Perché mamma, tu non ti scordare che si vive in casa vicino alla caserma e che la caserma la spaganda trinta e poi e quanta volta si potessero parlare i sentinelli sotto la caserma. La donna può subire, ecco. Non te lo faccio, ma mettiamo caso che io ti facessi il corno. Gente, che dicessi? Di mano, attore popolare, tieni il femmina. Si può fare, sì. Subito sei additato come una piezza di pernaccia. Ah, che è una pernaccia, hai capito? Sta storia da farni, non mi ferisci da sempre. Non ci capiti, poi è femmina. È la categoria mia, avessi mai supportato. Bravo, perché bravo. Storicamente non mi ha amato né il corno. Bravo, bravo. Ho amato né il corno e femmina, ma quando mai? Basta, non parlo più. Tu non ne capite una cosa, perché forse non te lo ricordi. Io a te, proprio in tuo frigorifero, ti ho venuto a pigliare 4-5 volte. A me in tuo frigorifero? E che facevo? Un uccello in tuo frigorifero? Sono nomi seri. Non mi cristallo, mi chiudevi in tuo frigorifero. È vero che qualche volta a cristalleria l'hai chiuso pure in dall'armadia. T'ho trovato pure là in dall'armadia, che facevi? Facevo frac, appeso in dall'armadia. Mamma, ma virrà per me, perché questi discorsi non ne posso sentire. Io facevo frac, appeso in dall'armadia. Trovavo un frate da lì dall'armadia, diceva, ah, oh, il suo frate è un frac. Vogliamo tornare a noi? Diciamo. Io ti volevo confessare un'altra cosa. Dimmi. Ma quando sei saputo su fatto, a casa mia, ti accosti giù nessuno. E mo sai pure tu, fa che mi abbandoni pure tu. Aldo, cosa ci abbandonare? No, non ci può trasferire in da casa di chi sta, io non ci vacca, così non ci vacca. Certo, se la casa è così disonorata, cose. Però mi sembra strano, perché non si era mai detto niente, non si era mai parlato di questa femmina, sembra una femmina, poi ci vuole casa e chiesa, religiosi, per i figli, cose. Com'è che bello e buono ha avuto questo sbandamento? Certo. Che scuorna! Certo, diciamo la verità, tu non ti piglia conto, tu sei una brava amica, c'hai tutta la stima, però vedendoti bene, tu forse tu meritavi pure, forse te lo meritavi pure, te lo meritavi pure. Che dà, dice, sono cose che succedono, pigliamoci la pazienza, tu, pigliamoci la pazienza, sa quanta gente tenen e non lo sanno, però vivono meglio. Venite con me, venite, non state così agitate, l'avete trovata. Il marito vostro, compare, sta qua. Lupus fabbrica. Lupus in la fabbrica, tu fumi dal meccanico. Ah, oh, benedetta ignoranza. Mamma, si dice lupus favola. Il lupo in da favola, perché è un lupo cappuccetto rosso, che smagna la nonna. Ah! Benedetta ignorantità, a me che tu l'hai scusato, a me che era figlio e signore, veramente! Ah! Ricire, com'è, ricire. Ecco, già, ricire, questo cornuto sta ancora qua. L'ha chiamata proprio così. E ma con madre mia però penso che è un caso che questo va a tenere un po' di pazienza pure con queste offese, come ma? Voi tenete che sto poco a sotto. Ma quella pazienza? Ma avete capito in che situazione mi trovo? Sta zitto con me che sappiamo tutte cose, ce l'ha detto e non parliamo più, i panni sporchi si lavano in famiglia con madre mia. Che scorno! Ma quando mai con mamma? Ma chi lo guarda se sta zitto, non parla! Ma voi che state dicendo? No, io ti sapevo nomma serie. Tu veramente ci squazzi in questa situazione? Ma poi, la cosa più brutta, che non piglino provvedimenti e lui lo sa che prima o poi qualcuno dovrà morire. Ui! Mamma mia! Addirittura c'è da scappare morto? Sì. È uno scandalo. Ois, oi. Guardate, guardate, però che femmine. Che sono femmine? Che pigliano il toro per le corna. Scusa tu, ma
non era un'allusione a te, il toro per le corna, è un modo di dire. È una donna che esce in fuoco risolve, o uno o l'altro salva il marito. E la femmina. No, tu hai capito malamente che lo marito non lo salva. E lei tomo risoi. A chi salva? All'amante, all'amante. E beh, come mi ha fatto veramente usciamo tutto il quartiere? Certo che usciamo tutto il quartiere. E si deve risolvere questa situazione. Compare mio, si deve risolvere, ma come si risolve? Chi lo vuole cambiare casa? Ma secondo me non dovete cambiare casa, dovete cambiare città. Voi venite all'estero. E perché venite all'estero? Perché insomma te la faccio scendere per mia, io onestamente la mia dignità, io sono un omega cristallo, no. Io una cosa del genere non la potrei accettare mai. Ma che cosa? L'accettai mio suocero tanto tempo fa, ma quello lo feci per i figli. Panzanetta, se avevo fatto mamma di cucchisto, cucchile e cucchilato, padre ti accettò per il rispetto dei figli. Io no, povero uomo, se ne fossi uscito pure in America. Ma io non capisco come, ma che scuorna però, ma non vuoi mettere, ma con un po' che scuorna, ti piace Oscar, passo la tacca e leva da vicino a me. Ma perché, scusa Alessandro, ma voi che avete capito? Quello che c'hai tal duce. Aldo, ma che ri? E che c'hai la ricera, ho fatto l'amante. Cornuto, so semis che se te sto dicendo che si dice amiando e non amanda. Ma chi le mi fa passare per quello che hai non sono? Quella effettivamente, quella è una brava ragazza, una buona donna, ci hai fatto peccare a tutti quanti. Ci hai fatto credere che la moglie ti si teneva a coccru. Ma guarda. Ci sono si brutti in casa mia, in casa mia ho trovato l'amante sotto letto, in armati, coppo di razza. E noi non abbiamo malignato con Pagumare, però Pagumare mia a un certo punto quando chi l'ha tu sapevi tutto il quartiere, addirittura moglie taglia bene, me ne voglio dire a casa, moglie a cibo. Guardate qua. Noi vedessamente, vedendo a lui, parlamoci chiaramente, tanto siamo in famiglia, potremmo parlare. Sì. O compare non bravo, però onestamente con mamma, come cristiana non viene niente, insomma non è una grande cosa. Noi invece diciamo la verità, compare mia, voi siete una donna, insomma, appetibile. Cacciate già prima, leva da vicino a Pagumare. Sto dicendo un esempio che sto portando. Pagumare insomma è ancora una bella donna, una donna piacente, una donna insomma che... Ne è piacente, ha fatto l'attacco. E intanto io no, ma loro... Hanno malignato. Le infame, infame madre, infame figlia, hanno malignato. Hanno malignato. Mi faceva corna stupa chiocchio. Ovvero che se merita, ma guardate un poco. Faceva corna mio marito. Eppure sta vecchio. L'unico buono in questa famiglia è un compare che non ha pensato male a me. Su! E faccio cosa? Buonasera dal vostro scardinaio. Mi sono scucciato e passato tutti questi guai, ma fa piacere che voi non li assai, ma se mi addorno mi scanso qualche guai. Buonasera dal vostro scardinaio, speranno che vi ho divertito assai, perciò se voi venite qualche guai. Pensate a me, cara tengo il tuo assai. Buonasera dal vostro Oscar Di Maio.